superpoteri del nervo vago. Io non so voi, però veramente fino a qualche anno fa il nervo vago l'avevo sentito soltanto nei miei corsi di anatomia e fisiologia e oggi è uno superstar, praticamente non si può parlare di terapia senza parlare del nervo vago, che è semplicemente uno dei nervi del corpo. Ma vi voglio elencare alcune delle cose che questa attivazione del nervo vago dovrebbe fare. Parliamo di miglioramento del sistema cardiaco, miglioramento del sistema immunitario, riduzione delle infiammazioni, riduzione della pressione sanguigna, riduzione della sensazione del dolore, miglioramento della digestione, miglioramento del sonno, quindi miglioramento della concentrazione del senso di benessere. Madonna, cioè, wow, tutte queste cose, e tu ti trai, e io mi ho anche pensato, è l'ultima moda, praticamente, è il hype per cercare di vendere qualche corso di yoga, qualche nuovo prodotto o chissà che diavoleria. Quindi, veramente negli ultimi anni mi sono messa a ricercare, è vero, gli studi sull'efficienza dell'attivazione del nervo vago confermano queste scoperte. A questo punto ti chiederai, ma Enrico, tu sei uno psicoterapeuta corporeo, che te ne frega della digestione? A parte che me ne frega perché ovviamente tutto è connesso. Ma andando anche sulla psicologia, vediamo degli studi veramente interessanti. Ne voglio presentare quattro. 2016, questo giornale si chiama JAMA Psychiatry, abbastanza grosso. Pubblica gli effetti dell'attivazione del nervo vago nella riduzione dei sintomi della depressione. Sempre 2016, JAMA Psychiatry, stesso giornale. Link li trovi nei commenti di questi studi. Stavolta parliamo dei miglioramenti nei sintomi della schizofrenia. Stesso giornale, 2017, miglioramenti nei sintomi del disturbo post-traumatico. Che è quel disturbo che viene quando, per esempio, ai veterani o quando si hanno degli eventi veramente traumatici. 2018, stavolta cambia giornale, uno ancora più grosso, Biological Psychiatry, Cognitive Neuroscience, Neuroimaging. Stavolta parliamo dei significante riduzione dei sintomi nei disturbi generalizzati dell'ansia. Tanta roba, ragazzi. Adesso io sono un terapeuta, non sono uno scienziato, quindi mi devo fidare di quello che questi scienziati dicono, ma questi studi sono grossi, sono degli studi che vengono anche citati molto spesso, ovviamente servono altri studi, ma è importante quello che qui sta succedendo. Ora, noi adesso da anni integriamo l'attivazione del nervo vago nella Body Mind Therapy. Abbiamo deciso di creare un programma che è di un 30 giorni di programma di prova completamente gratuito. Tu puoi anche provare l'efficienza di queste cose su te stesso o su te stesso. Il link è nei commenti. Noi abbiamo avuto dei grandi risultati. Facci sapere cosa succede dentro di te, se effettivamente anche per te questo metodo dell'attivazione del nervo vago è così potente. Il programma lo trovi appunto nel link sotto o puoi andare nel sito web Body Mind Therapy, lo trovi nervo vago, attivazione del programma dell'attivazione del nervo vago. Puoi semplicemente chiederci, se non lo trovi, scrivici. Noi abbiamo anche un gruppo su Facebook dove meditiamo e ci scambiamo su questi e altri argomenti. Se ci vuoi aiutare per la produzione di questi video e dei nostri esercizi e programmi che sono gratuiti per tutti, puoi fare una donazione. Il link su PayPal lo trovi nei commenti. Un altro modo per aiutarci è semplicemente postare questo video, postare i nostri link nei tuoi gruppi con i tuoi amici, likeare il canale, abbonare il canale. Vuoi parlare di queste cose personalmente con me in una sessione gratuita online? Il link lo trovi sempre nei commenti. Io ti ringrazio da Berlino. Namaste.